giorno ti vide un uomo all'orizzonte, volle rincorrerti, giunse la morte, la linea celeste è ancora lontana, queste sono parole di Giuseppe Leone, oggi il nostro viaggio nell'arte ci porta in questo bellissimo studio, ciao Giuseppe, diamoci la mano anche se ma siamo a un metro di distanza, siamo a posto. Dunque Giuseppe, grazie di averci ospitato, eh, questa, questa idea di mettere l'arte in tv ci appassionava e abbiamo sentito un po' di voci in giro, anche importanti, tra cui Mimmo Paladino che tu conosci perfettamente e anche lui ha avuto belle parole per te, tu le avrai per lui. Per cui. Però abbiamo deciso, anche insieme a lui, attraverso una valutazione che non erano interviste, con, ma erano delle conversazioni informali per sapere cosa c'è davanti all'artista, cioè le sue opere, e cosa c'è dentro l'artista, cioè gli stimoli, quali sono i momenti di riflessione. E allora, io vorrei che tu, che sei giornalista, perché scrivi, vabbè, insomma, dai, scrivi, no, anche, non sono teorico. Tengo a precisare, non sono un giornalista, è che la mia vita è passata anche tra tanti giornalisti che oggi sono direttori di giornali, quindi c'è questa perché iniziai La Fucina, fu a Via Monte di Dio, che poi è stato il giornale di Napoli, quindi eh, Ruffo Napoletano, Sasso e Antonello Perillo e tanti altri, quindi naturalmente mi sono un po' mischiato. Ecco. Allora, diciamo che sei una persona che scrive più che un giornalista. Se ti fa piacere. Sei un teorico, perché attraverso le tue opere, vuoi, come tutti gli artisti, dare dei messaggi più o meno consapevoli. E poi sei assolutamente un grande artista per quanto mi riguarda. Eh, perché insomma di te si è sentito, si sente parlare. Eh, e poi sono anni che sei sulla Breccia. Allora io dico tanto per cominciare, Visto che hai avuto anche una lunga esperienza all'accademia come insegnante, raccontaci un po' di te degli albori. Poi ti farò io qualche altra domanda. Come nasce Peppe Leone? Tra l'altro, a Buon Albergo, bellissimo paese del Sannio, eh, con delle stradine bellissime, insomma, un piccolo presepe che andrebbe riscoperto ancora di più. Beh, Bonalbergo, diciamo, è stato il mio buon ritiro. Diciamo, il sogno che avevo da ragazzo perché ho girato molto, Milano, eh, Napoli in particolare, ormai è una città che la sento mia da tutti i punti di vista, anche da un punto di vista artistico, pittorico. E poi le varie accademie che ho girato, Lecce, Catanzaro, Sassari, eh, Carrara, e eh, così. Poi arrivato a Napoli. Quindi Napoli l'ho tenuta un po' la mia città, diciamo la mia seconda casa, perché anche le mie esperienze con il giornale eh, sono nate a Napoli. Eh, ho conosciuto Orazio Mazzoni, io ho appena finito l'accademia, gli servivo un grafico al giornale, quindi appena fresco dell'accademia. E dice "Guarda, vuoi io devo fare un giornale che si chiama Napoli ogni un settimanale, lui era appena uscito dal mattino, quindi naturalmente dice "No, io ti mando a Roma" e quindi la mia fortuna, diciamo, è stata nel passaggio, questa è una chicca che ti do, dal caldo a freddo, cosa significava? Dalla linotype che era un gioiello del novecento eh, un una tecnologia a ormai quella, purtroppo a quella che poi è stato l'evento del computer. E quindi naturalmente l'impaginazione di un giornale nasceva sui tavoli luminosi, quindi c'era bisogno di un grafico che componeva e da questo poi ha dato un'influenza anche ai miei lavori. Come una volta in una presentazione del mio libro, Mario Franco ebbe a dire, Peppe Leone, i, 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 i suoi lavori... E impagina l'oggetto, impagina quello che mette, è un'impaginazione. Infatti, io entrando e vedendo un poco così, molte cose le conoscevo, ho avuto proprio l'esatta sensazione di godermi. L'impaginazione di un libro perché, ehm, diciamo, nei perimetri delle tue opere, che sono perimetrali, sono schematiche quasi tutte, addirittura ci sono quelle che sono delle teche con delle piccole sculture all'interno, c'è sempre il discorso. Io vi pongo dei limiti formali, dentro metto delle cose e voi le interpretate. Non so se ho sbagliato o no. meno. Hai letto il mio pensiero perché io, anche in alcune altre interviste, ho sempre sostenuto. Per me il mio concetto dell'opera, del quadro, dello spazio del quadro, è un'opera chiusa dove io metto i miei sentimenti, le mie angosce, le mie paure, quindi diventa, vedi, leggo proprio a una pagina di un libro. Cioè per me l'arte non è decorativa, non è. Sono un poco, io sono rimasto un po' l'artista del Novecento, perché noi che stiamo a metà di due secoli, no? Novecento, quindi 1950-1990, al 2000, viviamo di perché il Novecento ha avuto un grosso, vedi, nel cinema, nel teatro, oggi si consuma tutto facilmente. Il Novecento si sviluppa. anche velocemente: troppo cui, velocemente. Sì, è tutto, tutto. non, non c'è il concetto del mito, oggi non si può realizzare. Ti porto una cosa semplicissima, eh, forse uno degli, degli ultimi miti nostri, Sofia Loren. Lei è rimasto come un'icona ancora di un mito, nonostante che oggi trovimi una, le veline che vengono bruciate da questa televisione, da questo ormai elemento del mercato, così l'arte, così tutto, perché ho sempre certo, sostenuto... ci sono le veline di cui parlavi, ci sono le veline politiche, Polini, ci sono tutto, le, le tutto veline ormai sociali, ormai i velini pure. Il concetto <ride> del bello, è che vedo anche se... Per esempio, io negli anni '60 leggevo una cosa molto bella di Umberto Eco sul concetto della bellezza, e oggi viene a mancare: cioè si costruisce, si, si fa, è tutto costruito come l'arte, adesso tutti dipingono, tutti artisti. La parola più facile come mestiere è dire: Io sono, io sono artista. artista, non è vero? Bisogna, piccoli, bisogna studiare. Noi del Novecento, mi ricordo, io che poi ho poi insegnato in Accademia, diceva ai miei ragazzi, non avendo. I telefonini, il computer, io andavo sempre in via mh, a Portalba dove c'erano guida, c'erano tutte le varie librerie, Se non avevamo possibilità. Allora sfogliavamo gli, questi artisti americani, sfogliavamo la. Per abituarci a guardare quello che succedeva nel mondo come artisti. Oggi è tutto più semplice, che anche è giusto. Io dicevo anche ai miei ragazzi: Guarda, prima fare l'artista dove fare le prove oggi, oggi, avendo un computer, è tutto più semplice. Perfetto. Un'altra cosa che notavo nelle tue opere, anche quelle che non ho visto stasera, ma seguivo da tempo, è che come la maggior parte degli artisti, ma a te in modo anche più profondo e sentito, c'è questo mito, questa voglia del viaggio continuo. Sei una sorta di Ulisse sempre alla ricerca? Eh, ho studiato. No, vabbè, diciamo no, che ho approfondito giusto. perché la tua arte allora, mi interessa particolarmente. Quindi c'è questa ricerca continua dei segni forti. Che alcune volte si trasformano anche in oggetti all'interno delle opere. Certo, oggetti. allora sono due elementi. C'è il concetto, innanzitutto, come dicevamo prima della narrativa o narrazione di quello che uno è. Io parlo di, di fogli, vedi, per esempio, un bulcinella inchiodato, non è, è, è l'opposto di quello che si vuol pensare, per esempio, io. Nella maschera di Pulcinella non mi vedo come meridionale, come napoletano, non mi identifico nella maschera di Pulcinella perché Pulcinella è una maschera quindi cambia umore, cambia. non c'è un concetto diciamo razionale oppure guardare al futuro e vivere alla giornata e questo per me eh. è uno dei grossi difetti che abbiamo qui nel sud. Infatti, probabilmente il vivere alla giornata ci impedisce di fare una programmazione culturale anche interna, se vogliamo. Cioè l'artista non è vero che non programma le sue opere, ci pensa. Quindi è una sorta di programmazione. No, la prima, la programmazione, il concetto della progettazione. Eh, no, no, la progetta. Il concetto del progettazione poi muta perché tu, quando inizi un'opera, hai un pensiero e poi è quando tu si colori perché quello che oggi manca. Ed è importante che io ho cercato negli ultimi anni dell'Accademia, è, è, è stato quello: tecne, la tecnica, cioè oggi ci vogliono competenze e tecnica. La tecnica ti dà la possibilità di muovere tutto, di, la, la conoscenza, l'alchimia, ecco, mi trovo su qua. Il mio libro Oro, Petrolio e Alchimia è il concetto proprio alchemico della ricerca del fare, del concetto della manualità che oggi manca. Oggi il concetto del con, il concettuale, diciamo. È nato negli anni del Novecento, però era un concettuale più serio. Oggi, qualsiasi forma, qualsiasi cosa, anche poggiare una cosa, diventa un elemento artistico. C'è cose fatte, rifatte, già viste, riviste, perché fanno gli artisti non studiando quello che già è stato. Il Novecento è stata una fucina immensa di quello che è stato fatto. Si vive un po' di eredità. Ehi, ma poi l'eredità finisce. Alcune volte, e scusami se faccio una provocazione, si vive anche di plagio, ce ne sono troppi. Bravo, questo uno diceva, un mio amico è venuto un fotografo: dice, guarda, mi hanno... io ho fatto delle foto, ma, hanno... ma bastava anche una citazione: succede anche su Facebook: oh. prendono le fotografie, mettono, se le possono come fossero loro. Prima c'era questa etica io poi le mie tre etiche estetiche educazione che non trovo più era poi proprio ripeterle, le... scusami che le facciamo le sentire bene tre e. Etica, estetica, educazione. L'hanno già scritto le tre etiche di Peppe Leone. <ride> le tre di Peppe Leone. E noi l'abbiamo rimarcato. Ma <ride> no, voglio dire: così. quello che manca, manca proprio questo concetto. Siccome non, non hanno creatività, rubacchiano da una no. parte e dall'altra. Noi, invece, a me è il contrario. Io mi ricordo negli anni quando studiavo e vedevo che qualcosa era già stata fatta, cercavo di, di cambiare. Non di attingere a quello già fatto. Ti racconto un aneddoto bellissimo. Che ancora. Io sono stato allievo di Armando De Stefano. Mi ricordo hm, che lui difficilmente stava nel suo studio, io ero allievo, la venne e vede una cosa mia, si sedette sullo sgabello e, 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 e prese questa, questo mio lavoro. C'era. Questo lo dovresti dire, Crescenzo del Vecchio. È un nome che Il non nome mi... è di Benevento, sì, certo. quindi. Disse. Io pigliavo, dice, ma che mi ha fatto questa. cosa, volevo cancellare. Dice, scemo, se tu questa te la vai a vendere. <ride> dice, io cancellai quella bellissima. E perché ancora c'era l'arroganza giovanile dell'appartenenza no dell'opera? No, no, non era perché l'arroganza, era questo modo di dire ma io voglio essere io. No, va bene, essere. Il concetto dell'essere io ti porta a una ricerca. Io non faccio, se tu vedi in questo studio, trovi 50 anni di lavoro da, da disegni accademici, tanto per farti capire, vedi che faceva 15 anni e eh, così via a cose più complesse negli anni Ottanta questo segno e gesto nella pittura perché oggi è anche c'è cioè, un modo anche della critica non è io mi ricordo gli anni c'erano dei grossi critici autoscritti da Vitaliano Corbi Michele Buonuomo e tanti tanti altri importanti Massimo Bignardi e così via te ne posso dire 200 nomi che allora erano per quei tempi si poteva chiamare una critica militante, ma oggi sono grossi critici, voglio dire. Perché Quindi hanno avuto questa fortuna di avere dei testi. Mi approfitto per chiederti una cosa, anche se è un passaggio molto legato al momento che tutti noi stiamo vivendo. Io credo che questo virus ci ha anche, come credo anche tu, ci ha chiuso dentro la nostra scatola personale e ci ha anche da una parte messo ansia perché ce l'abbiamo ancora, siamo galleggianti però dall'altra ci ha dato la possibilità di cercare nel nostro passato quindi anche negli scarti ecco, ti ho fatto l'assist ha fatto questo lavoro che si chiamano arti e scarti senza tempo cioè se tu vedi in giro no, troverai montagne di disegni di lavori, di abbozzi è stato un mio momento io usai un termine perché mi hanno fatto una bellissima eh, intervista su Art Life dove ho detto io ho girato la clessidra per tornare indietro nel tempo l'ho rigirata proprio per tornare indietro e là guardando magari lavori Abortiti, lavori miei che non mi piacevano, però io ho conservato sempre tutto. Troverai migliaia di carte in giro con, E quindi le ho riportate. Ho visto, Guarda... ho visto una montagna di cartelle, le <ride> di famose cartelle, cartelle di, di cartone all'interno sì. del. Eh, eh, e là è stato il momento anche di riflessione perché per aspettare. Che ancora purtroppo oggi ci, tro ci troviamo in una situazione non certo felice, per aspettare di rigirare questa crescita sì. guardando al futuro, guardando, io dico sempre presente futuro, sì, il sì. passato serve proprio per questo. Quindi ho ritrovato, ho rifatto delle, de, de, dei miei lavori, eh, che è bastato poco, anche dato all'esperienza, alla formazione che uno poi, alla crescita, perché poi uno è, è, è come diceva un mio amico. Oh, professore che io stimo molto, eh, diceva se tu una mano la, io, io la faccio fare 10.000 volte, prima o poi riuscirai a fare questa mano. Esatto, esatto. Ecco, questo voglio dire il senso. Senti, io poi ho un'altra impressione, e questa è veramente un'impressione mia personale, che come i, i veri artisti, tu sei sempre alla ricerca della contaminazione con altri tipi di linguaggio. Leggevo di, tu, di una tua amicizia con Michele Sovente. Bellissimo, grande poeta, grande poeta. Di cosa, co, cosa è nata da quell'amicizia? Perché, sai, poesia e, 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 e traccia pittorica possono avere dei punti di interconnessione. Mm, allora, eh, Michele, per me è stato. Eh, Furono gli anni che all'Accademia iniziavano i corsi speciali perché volevano farlo diventare laurea. Perché prima l'Accademia aveva dei quattro corsi specifici. Quindi arriva questo Michele Solente che. allora aggiunsero letteratura contemporanea. Lui arriva lì, quindi eravamo coetanei. Io l'Accademia l'ho iniziata a 24 anni, quindi più o, più o meno. meno. allora mi ricordo. Giovanni Mancini, che era allora il direttore molto importante, quello che ha creato la cattedra di scenografia in Italia, e disse, Leone, vedi, c'è cioè questo, siccome era un ragazzino, ce lo trattano e quindi è nata questa grossa amicizia con Michele e ha dato molto, cioè lui mi ha fatto scoprire la poesia, poeti, ma non solo, la letteratura, ecco come tra un artista e un poeta, eh, nascono delle cose bellissime. Di eh, lui abbiamo fatto un libro insieme, Poesia eh, e Pittura di Giuseppe Leone Michele solente che ha dedicato a me oltre 40 poesie e l'unica prosa fatta in questa Beh. via Pessina molto bella. Senti, facciamo una cosa, eh, anche per eh, rendere fruibile... La trasmissione a chi poi nell'arte proprio non c'entra, ma vuole la conversazione. Allora in questo laboratorio, dici un po' chi è passato, dei nomi che ci possono entusiasmare, qualcuno, eh? No? Non mi fare un elenco, quelli più significativi. Trovo è una cosa tremenda perché qua veramente sono passati quasi tutti. Di fatti, io il mio concetto che volevo fare, buon albergo, paese dell'arte, eh, per dire, oltre sovente, eh, fotografi a morire, che voglio da... dire tutti, da, da, perché poi... Il corso di fotografia è nato proprio grazie a me a Buon Albergo con, con Fabio Donato, che allora con l'Accademia abbiamo fatto questa cosa bellissima, che oggi sono i più grossi fotografi che sono in campagna e anche a livello nazionale. Però è passato, per dirti, Luciano Caruso. Con Luciano Caruso abbiamo fatto, poi faccio un lavoro a quattro, Luciano Caruso è di Foglianisi, è uno dei più grossi esponenti che ritengo della poesia visiva in Italia. oggi è, è, è è un personaggio ormai storico dell'arte, Marco Cingolani, ma tanti, tanti, tanti. Anche da... Peppe Barra. Peppe Barra fu già, fu all'apice, fu bellissima questa venuta a buon albergo, perché lui aveva appena fatto a Spoleto la gatta Cenerentola, allora lui stava così e io li invitai a venire a Buon Albergo. È stato sette giorni qui a Buon Albergo che sono stati favolosi per tutti. Lui passeggiava e poi la sera nel bar si cantava insieme. Eh, ma non solo, è passato Freddy Muriabran Giancarlo Giannini ma eh, Vabbè, sono insomma, tanti, tanti è stato ma un dimentico, incredibile, ma è tra... questo, è incredibile questo laboratorio è incredibile, di era più conosciuto proprio per queste persone che portavo io continuamente e qualcuno sì. si è fermato da te No, la domanda no, è capziosa perché io voglio sapere, Peppe Leone l'ho chiesto anche agli altri qual è il piatto che associa di più al suo modo di fare pittura. Cioè, eh, mo ti ho fregato, eh, mo ci eh, vediamo se te, Qualcuno mi ha detto, Vallifuoco mi ha detto la parmigiana, non so perché. No. Allora c'è questo, oltre Cerco di, che. Cerco di uscire dai canoni isolatissimi. Cioè, c'è stato un periodo che casa mia, eh, proprio sempre per l'arte, veniva frequentato, veniva anche Agostino Colo, cioè venivano un sacco. Di, Tanta gente importante che arrivavano con le macchine ma... e si era dato un nome che non io, mia moglie Giovanna. Difatti era bravissima a cucinare, quindi dicevano tutti quanti: eh, Sì, abbiamo mangiato. Ma tu da Peppe Leone anche a Roma si diceva: Ma tu da Peppe Leone non ci sei mai stato. Io più che Peppe Leone, da Giovanna, dicevano la cucina di Giovanna. <ride> è e, certo. e quindi è stato un fatto molto, molto bello. Quindi diciamo di associare... che non c'è un piatto, ma si mangia bene da Giovanna, da Giovanna e ma da Peppe. No. Allora, e si beve anche bene. Sì. Eh, Nel senso che a, oggi, noi, a noi del sud piace il vino il senza vino, esagerare ma come ben saprai un bel colore. avrai letto che io sono anche il direttore artistico da Vinaglia a Vinarte eh, ormai te perché ho fatto questa domanda? Perché è volevo arrivare a Vinaglia. Mi ha una rassegna importantissima sì. che quest'anno è stato poi veramente molto molto importante, dove ho portato a Guardia San Framonti Tanti grandi artisti, non ultimo perché ho fatto cinque altari per cinque artisti, tra cui sono i massimi artisti che oggi girano in Italia come esp esponente con lo studio oh, di Paolo Bovingel e, e di. di, di Vabbè. Di, altri, di, altri. Altri, di altri, va bene. Allora, in questa ricerca, ritorniamo un attimo eh, sull'arte, eh, sì, sull sì, 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 sull ritorniamo sull'arte. Vabbè, però, dobbiamo sapere anche il personaggio che c'è dietro l'arte, no? E allora, abbiamo capito che si mangia bene. I quadri sono bellissimi, il vino è buono, insomma, le persone sono passate. L'ambiente è quello giusto per cercare cosa cerca in questo periodo, Peppe. Ah, quindi, ti ho detto, adesso lo ritengo un mio periodo felice. Domani verrà un critico letterario sempre a quattro armi, che è uno dei un bravissimo critico letterario, viene da, da, da Bari. E, e quindi, naturalmente, poi sai benissimo del premio Penisola Sorrentina. E stavolta hai fregato tu a me perché ecco, te l'avrei voluto eh, chiedere ma me, dopo. Comunque <ride> me la chiedi dopo che è meglio che avrei più una. però voglio dire la cosa importante: tu, come hai visto, vedi dagli ex voto a tanti. I miei linguaggi sono diversi ogni dieci anni. Non, sentì, non ho mai sentito il bisogno di, di, ripetere, di, 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 di portare. Io eh, qualsiasi cosa che vedevo, l'oggetto, il concetto dell'oggetto, una cosa bellissima da ragazzo perché una volta venne sempre Maria Roccasalva dice: si parlava della pop art e io ritenevo che la nostra pop art sta. Negli ex voto, negli oggetti utili, la zappa, il rastello, qualsiasi cosa che è l'oggetto vendra a parte dall'oggetto come bene consumistico, Andy Warhol, Invece io dicevo: no, noi l'abbiamo, ma il nostro oggetto è, è rituale, è memoria. È il fare, cioè se io metto, per dire una zappa, un qualsiasi oggetto di questo, ha la sua storia, ha il suo contenuto, ha, ha, ha lavorato, hai capito? Quindi ha un concetto non di solo di consumismo, ha un oggetto molto più profondo di quello che è anche un'identità sociale e territoriale. Infatti, hai detto profondo eh? e viene, mi viene in mente... Il fatto che secondo me, ma non solo secondo me, hai accennato a qualche rivista importante che si è dedicata alle tue opere, a te piace navigare in acque profonde, non nel, nell'acquitrino, eccetera. Cioè sotto ci devono essere metri e metri di mare perché sei alla ricerca di un non so, lo posso definire uno sguardo che guarda all'interno oltre che all'esterno, uno ecco, sguardo interiore. Insomma. Certo, perché io quando parlo per esempio di narciso, non parlo di narciso l'elemento che va lo specchio dell'acqua e bacia ma c'è uno studio profondo sul malinteso di narciso perché in ognuno di noi esiste un narciso non, non esiste poi c'è il narciso patologico voglio dire, non faccio nomi che è, è quando voi, diventa dovremmo fare un elenco lunghissimo no, più beh, delle persone beh, che sono passate allora, qui io di fatto mi dice ma tu sei, io dico sì, io sono un narciso latente, voglio dire, mi configuro in più situazioni. E ho fatto questo bellissimo lavoro che si chiama Il malinteso di narciso, dove vedi, metto dei frammenti di specchio perché, non dico tutti, ma una piccola parte di noi si riflette in quello che è narciso, perché proprio il concetto del sì, narciso, vedi. C'è Tiresia, è psicanalitico. Quindi, naturalmente, il mio narciso viene da un'analisi psicoanalitica non oltre che psicologica: psicanalitica, proprio di entrare nei vari personaggi. Quindi, come giustamente dicevi tu vai nel profondo e cercare anche ecco perché ho detto io non faccio una pittura di decorazione del quadro bello o del quadro che arreda non mi interessa mi disse un gallerista ma tu bello ma metti sti fatti del sangue la gente viene le piace da morire però non hanno il coraggio magari di metterli in casa vabbè io faccio l'artista posso se pensare se alla se casa se no facevo, facevo altre cose l'arredatore oppure facevo, facevo, facevo i quadri Ikea per dirti. Cioè. Quindi, naturalmente, ogni mia opera racconta eh, un frammento di me o un frammento di ciò che è stato che, uno, che un artista ha studiato, racconta le paure, le angosce, la sublimazione. Quindi, la sublimazione viene quando io creo l'opera, quando sto in questo riquadro che mi chiude la mente e me stesso di esprimere l'opera. Quindi, tu sei un artista. Senza età, non sei né vecchio né giovane: senza tempo, anche proprio in questa cosa che hai parlato tu del periodo della Grissidra. Quindi, io vedo, io dico una cosa: un quadro fin quanto rimane nello studio dell'artista non è mai finito. Eh certo. Quindi, io quando parlo di un quadro senza tempo, eh, è, è proprio questo che voglio dire. Per me io posso riprendere eh, delle cose che facevo. 40 anni fa, perché magari li vedo con occhi nuovi, con occhi passati, questo è molto bello. Certo. Hai capito? È logico che la matrice di quello che tu hai fatto, quello che sta in giro di te, c'è e basta, ma quello che tu possiedi nelle mani, ecco torniamo ancora a arti e scarti senza tempo, proprio per questo qua. Tra cui eh, parlavo di. ho recuperato delle vecchie pellicole che stavo al giornale e che io lavoravo, perché poi la cosa bella del. io lavoravo anche lì. I giornalisti, che oggi sono grandissimi giornalisti nomi nazionali, mi, dicono sempre, mi chiamavano già mi allora senza merito. Il maestro leone, ma maestro è una grande parola che purtroppo oggi non esiste più. O è abusata o non esiste più. Mm, non no, esiste non più esiste, perché sì. essere maestro non è il concetto solo di dare, far crescere, stare, è, è, è un concetto molto, non essere geloso, far crescere certo, gli altri è una certo. cosa difficile. Eh, eh, domanda secca, hai iniziato per attitudine o per volontà? Brava, questa è molto bella, per volontà. No, le io ho conosciuto tanta gente, con anche miei allievi, con grosse attitudini, però se non c'è la volontà rimane solo l'attitudine. L'attitudine è un fatto naturale. Ho avuto qua mh, delle ragazze, ragazzi che erano brevissimi, però non poi si ti perdi, ti perdi in quel vicolo stretto che è attitudine e quindi se hai l'attitudine ci deve essere uno okay. studio come quando dici voglio fare il medico però se c'è la passione amore e passione eh certo, però, mi, mi, sono mi... le due cose che Senti, ti portano a però, fare però una curiosità torniamo <ride> al lato umano quando un giovane dice al proprio genitore o alle persone con cui vive voglio fare il medico il genitore solitamente ma dire a Bonalbergo un po' di anni fa voglio fare l'artista io infatti posso dire che sono stato uno dei primi, poi tanti ragazzi sono scritti, molti dal liceo artisti, cioè, oggi flette questa, perché poi non so, ci sono periodi bellissimi come anche in accademia, ci sono stati dei periodi che ho avuto gente, Iorrit per esempio, e eh, tanti tanti altri che oggi sono grandi artisti. E Iori lo sap sapete benissimo, sì, l'ho portato, adesso, Urales, Urales, ma lui poi c'è un rapporto molto molto Leva bene. La maschera? La levò proprio in un momento che fu premiata al premio Venisola Sorrentina. Sì e tempo. io lo feci premiare come E allora dimmi un po' di questo premio perché allora, ci siamo tornati eh, da questo solo. questo premio, così come nasce, nasce innanzitutto era un premio di letteratura, poi è diventato un premio molto bello, ho conosciuto Mario, col papà e quindi Mario Esposito, Mario Esposito diciamo abbiamo... che adesso e adesso si può dire è un premio nazionale e di grosso grosso prestigio per il premio Venisa Sorrentina, però eh, voglio dire, quest'anno, nonostante ciò che è successo, se vedete c'è il progetto che io curo la, la parte diciamo, di arte visiva, eh, dell'arte e Ogni anno propongo una copertina d'autore. Quando premiai Giorrit fu la copertina di Giorrit. L'anno scorso ho premiato questo grandissimo fotografo del Novecento eh, siciliano che guarda caso porta il mio nome: è Leone Giuseppe Leone, che era un sogno degli anni Ottanta, che lui venne a Napoli, allora c'era Sciascia, tutta, e così. E per quegli anni la fotografia, veramente eh, è un grosso fotografo che ha, che ha decantato il Mediterraneo, la Sicilia attraverso determinate cose. E si è avverato quest'altro mio sogno di portare le opere. Sì. Quest'anno quest invece ho scelto sei artisti campani, mm. tra cui uno anche due di Benevento Campani che rappresentano di fatti: si chiama l'arte nascosta. È fondamentale che eh, vedere una città come sorrendo che ormai. Ormai tutti conoscono, ormai abusata, non più quello che tu vedi come immagine della cartolina, ma andare oltre quello che è la cartolina, proporre eh, il linguaggio anche eh, di un territorio in modo diverso. Perfetto. E allora, guarda, abbiamo fatto una disamina, ci abbiamo verso la conclusione. Emerge l'immagine di una persona che è molto felice di, del mestiere che fa, ma credo che dentro, come tutti noi, ci siano stati anche grandi dolori. Non voglio sapere quali dolori, ma se ti hanno segnato nella tua arte. Allora, era proprio quello che dicevo. La sublimazione viene proprio nell'opera. Noi, che è artista io mi ritengo fortunato perché i dolori tu li, li trasporti nell'opera. Nell'opera, in questo famoso rettangolo riquadro quindi che diventa metti i confini metti intorno, al intorno al dolore, quindi poi ne esci tranquillamente. Guai, io capisco delle persone. Per noi, come diceva Peppe Barra, la chiave fantastica. Quando io ho fatto la luna e la chiave, perché lui mi diede un'imbeccata qua a Buon Albergo, disse "Peppe, se io non avessi perché la mia chiave fantastica che è il teatro, io impazzirei". E quindi lui allora fece una serie di quadri che fu fatta una bellissima mostra agli arsenali della Repubblica da Amalfi nell'81 che si chiamava La luna e la chiave. Proprio riguarda questo perché la chiave diventa la chiave. Per me l'opera dove diventa la chiave fantastica dove io mi sublimo e quindi i dolori vengono assorbiti e passati. Ho iniziato l'intervista con una tua con un tuo scritto che non ripeto, però è del 68. Io voglio sapere, Peppe Leone nel 68 cos'è. Ti dico un'altra bella cosa riguardo allo scritto e ti finisco con questo. In ognuno di noi esiste il poeta. Io poi facevo una cosa perché. Non c'è stato un momento della nostra vita che uno non ha messo tre o quattro parole, allora ero ragazzo, si poneva ecco, questa è un po' la chiave anche di lettura sulla felicità, io dissi felicità, ti vede un giorno un uomo all'orizzonte, vuole ringorrere, la linea dell'orizzonte man mano che tu la rincorri, si sposta, giunse la morte e la striscia celeste era ancora lontana, quindi la felicità sta nell'assaporare questo viaggio che tu hai detto, questo tragitto, Arrivare a questa linea, che poi è, è, è una linea non vera, così hai capito. Quindi. Va bene, vedo in te saggezza, ovviamente <ride> deriva anche dall'età che, che ci condiziona. Io ti ringrazio. La saggezza viene da due cose dall'esperienza e da questo col rapporto perché io come ho scritto nel libro sono, questo ci tengo a, a, a dirla, ti chiudo proprio con questa frase e poi ne Quando dico un'altra io chiudo. Eh, e chiudo, e eh, eh, chiudiamo, allora, vabbè il libro è un atto d'amore, il genere dell'orizzonte però ho dedicato, allora dedico questo libro, cioè parte della mia vita, de dedico questo libro a tutte le persone che hanno fatto di me ciò che sono. Anche tu oggi, stasera, hai ringrazio. dato un'altra piccola cosa Grazie. a farmi crescere. Grazie, Peppe, per essere stato gentilissimo. Ti farò sapere quanti like prenderemo, ma no, vedremo.